Più sicurezza sulle strade di Jesolo, diminuiscono gli incidenti e il comune incassa milioni di euro tra multe per divieto di sosta ed eccesso di velocità. Quasi 14.000 le violazioni per sosta vietata, 12.000 quelle rilevate da telelaser e autovelox. Importante il dato sugli incidenti, al 30 settembre sono diminuiti dell'11% rispetto al 2012. Le maniere drastiche evidentemente funzionano. Più decoro per il sagrato della chiesa, lo invocano alcuni cittadini di Mirano che puntano il dito sul piazzale davanti al Duomo, imbrattato dopo ogni matrimonio. Senza parlare delle auto parcheggiate in maniera selvaggia, dei cartelli con scritte per gli sposi attaccati ovunque, anche sopra i segnali stradali. Un malcostume che altrove viene scongiurato con rigide ordinanze comunali. Ubriaco bacia e abbraccia le lapidi in cimitero, sposta fiori da una tomba all'altra e alla fine viene fermato dai carabinieri. L'insolito episodio si è verificato a Camponogara, dove per una settimana un uomo di circa 50 anni, col conforto di una bottiglia di whisky, restava tutto il giorno in Camposanto a dialogare coi morti. L'uomo è stato indirizzato ai medici dell'ospedale di Dolo. Messa flop per Don Floriano Abramovitz, che davanti a un catafalco vuoto ha celebrato un requiem in memoria del nazista Priebke, sulla cui sepoltura è ancora mistero. Solo 30 persone hanno preso parte al rito nella cappella di Via Nenni a Paese, per l'occasione presidiata dalle forze dell'ordine. Provocazione shock del sindaco di Resana Loris Mazzorato. Io, come Priebke, ha detto, impongo ordini spregevoli imposti dall'alto. Termosifoni gelidi per morosità rischiano un inverno al freddo 30 famiglie del villaggio ecologico in via Monti del Sole a Preganziol. La cooperativa, proprietaria degli appartamenti in affitto, deve decine di migliaia di euro all'amministratore di condominio per spese non pagate. Risultato: quest'anno il riscaldamento centralizzato non verrà acceso. La prossima riunione di condominio si preannuncia infuocata. I cittadini di Ponte di Piave, campioni di generosità, nel 2012 hanno donato negli appositi contenitori gialli ben 5,8 kg di indumenti per abitante, per un totale di 47,940 kg di vestiti. Ponte di Piave si guadagna così il primo posto nella classifica green della provincia di Treviso. Se questi abiti non fossero stati recuperati, il comune avrebbe speso oltre 8.000 euro per il conferimento in discarica. In aumento i prelievi dai cassonetti. L'allarme viene dagli artigiani di Albignasego. Molte aziende riferiscono che durante la notte i loro cassonetti vengono svuotati prima del passaggio degli addetti alla raccolta. I più gettonati sono carta e cartoni, ma anche gli scarti alimentari fuori da pasticcerie, ristoranti e pizzerie. Un fenomeno in aumento di circa il 30% su scala nazionale. Trova il bracciale rubato in vendita sul web e così una studentessa di scienze politiche scopre che a portarle via il monile dallo zainetto erano stati due colleghi di corso. Dopo qualche giorno il gioiello era in vendita su subito.it. La ragazza, d'accordo coi carabinieri, ha risposto all'annuncio, ma all'appuntamento in Prato della Valle i ladruncoli, due ventenni veronesi, hanno trovato ad attenderli i militari. Farina e uova fuori legge sull'Iston è la proposta del rettore dell'Ateneo Padovano Giuseppe Zaccaria contro le feste di laurea, non tutte, ma solo quelle che si trasformano in degrado, come denunciano i commercianti del centro. Intanto, prima di ricorrere alle maniere forti, il sindaco Ivo Rossi sceglie un approccio soft. I laureandi riceveranno una lettera a casa con l'invito a festeggiamenti sobri.